del tema la cittadinanza digitale. Vi do il benvenuto, vi siete iscritti numerosi, quindi aspetto che arriviate all'interno della nostra aula virtuale. Intanto vedete accanto a me il nostro docente di oggi, Raffaele Montanaro di Agid, che avete già conosciuto nel webinar precedente. Questo ciclo di webinar si è soffermato nell'arco appunto dal 5 aprile ad oggi, nell'arco di un mese circa, di poco più di un mese, sui temi della tutela della cittadinanza digitale durante i primi due webinar con la nostra esperta di Agid, Viviana De Paola. E abbiamo proseguito dal terzo webinar fino a quello di oggi, invece dal 3 maggio fino ad oggi, parlando della guida, illustrando la guida ai diritti di cittadinanza digitale con Raffaele Montanaro. Io vi preannuncio un po' il programma di oggi. Intanto vi ricordo che questa è un'iniziativa che ricade all'interno del progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale della PA, che è un po' governance che continua l'attività avviata negli anni precedenti col progetto Italia Login, la Casa del Cittadino, che Formez ha realizzato insieme ad Agid, su committenza di Agid, e vi dico che appunto trovate tutti i riferimenti di tutti i webinar che noi abbiamo svolto all'interno di Eventi PA, quindi su Eventi PA, che voi conoscete bene perché è la pagina in cui vi iscrivete, attraverso cui vi iscrivete ai nostri webinar. In alto a destra c'è una barra con il cerca, e se voi appunto mettete delle parole chiave tra cui transizione digitale, Italia Login, recuperate tutti i webinar fatti sia nell'ambito di questo progetto sia nell'ambito dei progetti precedenti. Vi ricordo che rilasciamo un attestato, in particolare lo rilascia Agid a ciclo concluso. In particolare, siccome questo era un ciclo da 4, avranno diritto all'attestato di frequenza tutti coloro che hanno partecipato almeno a 3 webinar su 4. Gli attestati vi arriveranno direttamente al vostro indirizzo di posta elettronica un po' di tempo dopo che abbiamo concluso il ciclo di webinar, quindi non abbiate fretta nel chiederlo, ma abbiate speranza nel fatto che poi invece arriverà. Allora, vi dico che il programma di oggi si articola in 3 blocchi di contenuto, che appunto il nostro esperto dipanerà nell'arco del tempo fino all'una e mezza che gli abbiamo dedicato, e si parlerà diciamo di attori della governance del digitale, della guida dei diritti di cittadinanza digitale, in continuazione appunto con gli argomenti che sono stati avviati già nel webinar precedente. Ci sarà poi una piccola pausa caffè di 5 minuti a cui ormai siete abituati, e sempre il nostro relatore Raffaele Montanaro riprenderà subito dopo illustrando gli strumenti di tutela per la cittadinanza digitale. Vi ricordo come ultima cosa che potete porre le vostre domande in chat, e che noi le selezioneremo nell'ultima parte della mattinata per sottoporle al nostro esperto, che vi risponderà. Cercherà di rispondermi direttamente oggi online. Nel caso appunto dovessero esserci bisogno di approfondimenti, come sapete, noi pubblichiamo poi dei documenti sempre nella pagina di Eventi PA dedicata a questo evento. Allora mi taccio, do la parola a Raffaele. Vediamo, Raffaele, se ti sentiamo, se parli. Mi sentite? Spero di sì. Benissimo, Buongiorno a tutti. benissimo. E buon So webinar a te. che buongiorno a tutti ancora. So che siete particolarmente numerosi e partiamo per questo quarto appuntamento che riguarda appunto la guida dei diritti di cittadinanza digitale, la seconda parte, e la seconda parte, in questa seconda parte
cercherò di esporvi alcuni temi, alcuni argomenti, alcuni aspetti che non ho potuto trattare per mancanza di tempo in occasione del nostro appuntamento della settimana scorsa. In realtà ho impostato questa parte perché volevo evidenziare che in realtà la guida dei diritti di cittadinanza digitale non deve essere inteso come un documento, come un elenco chiuso di diritti, ma deve essere inteso come un documento dinamico e aperto che è suscettibile di vedere anche in futuro sempre maggiori aggiornamenti man mano che i diritti digitali si affermano e si sviluppano sempre di più. In questo senso, appunto, per riprendere un po' le fila di quello che si è detto in occasione della volta precedente, qui ho voluto, ho voluto indicare fare un breve riepilogo di quello che è stato fatto in occasione del nostro appuntamento precedente. Quindi, in realtà, si è effettuata una contestualizzazione della guida ai diritti dal punto di vista normativo e appunto, di contestualizzazione dal punto di vista normativo e la guida come strumento di aumento delle competenze digitali. Quindi partendo dal CAD e quindi dalle modifiche del CAD che sono intervenute tra il 2016 e il 2017, siamo passati a evidenziare l'importanza di acquisire sempre maggiori competenze digitali. Poi di seguito si è provveduto a indicare qual è il presupposto normativo vero e proprio su cui si basa la guida ai diritti, quindi penso in particolare all'articolo 17, comma 1 quinquies del CAD, comunque all'articolo 17 del CAD che richiedeva ad Agid di pubblicare la guida, ma prima ancora di in realtà predisporla, di redigerla, e quindi sono stati indicati quelle che sono state i criteri e le scelte redazionali che sono state adottate nel redigere questa guida, che appunto si è deciso di strutturarla come una guida agile, un prontuario, e sotto forma di schede dopo una breve introduzione. Quindi, appunto, si è indicato qual è la struttura. Dopodiché, come ricorderete, vi ho fatto una piccola carrellata di quelli che sono i principali diritti della cittadinanza digitale. Questo per ricordare, in questa slide ho voluto condensare appunto qual è stato fin qui il nostro percorso. Bene, detto questo, come introduzione, posso dire che per completare la trattazione, peraltro sommaria, sul tema dei diritti di cittadinanza digitale, ritengo utile indicare e evidenziare che la carta della cittadinanza digitale, che è contenuta nel CAD, che, come ricorderete, ha come suoi estremi
dall'articolo 3 all'articolo 9 del CAD. E quindi in questa carta della cittadinanza digitale ci sono, oltre alle disposizioni e ai diritti di cittadinanza già indicati, che abbiamo già affrontato, anche altre disposizioni che sono su cui è interessante soffermarsi perché hanno un notevole impatto dal punto di vista anche dal punto di vista, diciamo così, pratico e proprio di interesse. In realtà, in particolare, mi soffermo su tre di queste disposizioni ulteriori di cui non avevo parlato la volta, non avevo avuto tempo di parlare la volta scorsa, partendo dall'articolo 8 del CAD che riguarda l'alfabetizzazione informatica dei cittadini. Se non ricordo male, nell'occasione precedente, qualcuno della platea mi aveva posto una domanda relativamente alla formazione e voleva sapere se la formazione riguardava tutti i cittadini o in particolare o soltanto i dipendenti pubblici. In realtà io, come già avevo avuto occasione di dire in occasione, rispondendo rapidamente alla domanda, la formazione sul digitale riguarda tutti, perché come vi dirò tra breve, riguarda appunto tutti quanti, quindi sia i cittadini che i dipendenti pubblici. Poi abbiamo come ulteriore ci soffermere, mi soffermerò, diciamo così, sull'articolo 8 bis che riguarda la connettività alla rete internet negli uffici e nei luoghi pubblici. E quindi tutto il tema che riguarda proprio l'infrastruttura di rete sostanzialmente e la possibilità e la connettività proprio materialmente intesa come infrastruttura e come capacità di banda. Infine come terzo articolo mi soffermerò sull'articolo 9 che riguarda la partecipazione democratica elettronica. Vedremo in che cosa consiste questa disposizione. Dopodiché passerò ad una seconda parte, ad un secondo blocco di interessi in cui vi indicherò brevemente quali sono gli attori pubblici della governance del digitale e perché questa parte, per quanto rapidamente è stata affrontata, è compresa anche nella guida ai diritti per il digitale infine mi soffermerò in una terza parte sugli strumenti di tutela di cittadinanza digitale, non più in generale, ma in relazione al diritto di cittadinanza, a un diritto di cittadinanza digitale specifico, quale il diritto all'accessibilità. Questo per fare una sorta di chiudere il cerchio con i temi che avete già trattato in occasione credo del secondo webinar in cui la dottoressa De Paola vi aveva esposto le novità del regolamento del difensore civico e vi aveva accennato ad alcuni strumenti di tutela. Quindi per chiudere il cerchio ho pensato di chiuderlo in questo modo. Quindi, entrando, diciamo così, in materia, come vi dicevo, il primo tema che mi sembra
interessante anche per rispondere in modo più circostanziato alla domanda che mi è stata posta in occasione della volta precedente, vi espongo l'articolo 8 che riguarda l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, ma io ho aggiunto anche dei dipendenti della PA. Ho aggiunto questo perché, come vediamo, l'articolo 8 dice che lo Stato e i soggetti di cui è l'articolo 2, quindi sostanzialmente pubbliche amministrazioni e gestori di pubblico servizio in più e tutti i soggetti a cui il CAD si applica, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini, con particolare riguardo a minori e categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni. Ma oltre a questo, bisogna anche considerare altre due disposizioni, che sono l'articolo 13,1 e 17,1 del comma 1 ter del CAD, che rispettivamente prevedono che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive. Qui, tra l'altro, vedete che il tema dell'accessibilità torna spesso ed è particolarmente centrale perché riguarda tutto il tema che riguarda tocca tutto il tema che riguarda l'inclusione. Ma come vi dicevo, c'è anche l'articolo di 17,1 ter che stabilisce che il responsabile dell'ufficio dirigenziale generale per la transizione alla modalità operativa digitale è dotato di adeguate competenze tecnologiche di informatica giuridica e manageriali. Quindi, in realtà, come vediamo, l'esigenza di formazione è trasversale, nel senso che riguarda tutta quanta la platea, riguarda tutti i cittadini, ma riguarda ancora di più anche i dipendenti della pubblica amministrazione che devono essere preparati. La seconda norma che vi evidenzio è quella che riguarda l'articolo 8 bis del CAD, secondo cui sempre le pubbliche amministrazioni i gestori di pubblico servizio e tutti quanti i soggetti che sono tenuti a rispettare il CAD, devono favorire la disponibilità di connettività alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nel settore scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti nel rispetto di standard di sicurezza informatica. Quindi qui vi dicevo, vi segnalavo, questa norma ve l'ho indicata perché proprio per indicare che il ve l'ho qui riportata per indicare che la connettività fisica e la possibilità di avere maggiore capacità di banda è considerata particolarmente, diciamo, un fattore imprescindibile, nel senso che ovviamente senza connettività non si può realizzare i diritti digitali. E quindi per questo ve l'ho voluto indicare. Diciamo che in questo contesto, l'ultima disposizione che vi volevo segnalare è quella che in qualche modo chiude
la carta dei diritti digitali previsti dal CAD e che comunque probabilmente darà luogo in futuro a diciamo, sono tutte anche questa come le precedenti saranno norme che probabilmente saranno prese in considerazione in future versioni della guida. Comunque vi dicevo che l'articolo 9 diciamo, stabilisce che appunto, le pubbliche amministrazioni in particolare e tutti quanti i soggetti che sono chiamati a rispettare il CAD sono chiamati a favorire ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini anche residenti all'estero, perché ovviamente internet e la telematica danno la possibilità di guardare oltre i confini geografici, quindi la centralità è il tema della partecipazione al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie disponibili e quindi e anche favorire la possibilità di attuare consultazioni preventive per via telematica sugli schemi dei vari atti e della varia regolamentazione da adottare di volta in volta. Quindi su questo c'è tutto un tema che si sta trattando e si tratterà sempre di più di rendere disponibili, appunto, come già in parte si sta facendo, ma sarà sempre di più così, gli schemi di provvedimento saranno pubblicati, non solo pubblicati sui siti, ma sarà dato sempre di più la possibilità ai cittadini di partecipare diciamo, partecipare al processo, diciamo così, di elaborazione, dando le loro indicazioni del caso, dando le loro osservazioni. Detto questo, inizio il secondo blocco in cui vi illustro molto rapidamente chi sono gli attori della governance del digitale, di cui peraltro si accenna anche nella guida, perché questo diciamo che ovviamente il primo attore che ho della governance per il digitale è ovviamente l'Agid, nel senso che non, e per la, è una, diciamo, per la sua storia e per il suo sviluppo è una figura e un'amministrazione che ha un ruolo storico nell'informatizzazione della pubblica amministrazione. L'Agid attualmente è configurata come un'agenzia della presenza del Consiglio dei Ministri sotto la vigilanza della presenza del Consiglio dei Ministri e ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'agenda digitale e contribuire alla diffusione e dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione favorendo l'innovazione e la crescita economica. Tra le funzioni che le sono attribuite vi è quella di coordinamento delle pubbliche amministrazioni nel percorso di attuazione del piano triennale dell'informatica che ha nella pubblica amministrazione, che come sapete è un documento centrale per l'informatizzazione, perché contiene tutta una serie di previsioni e di pianificazione anche di e quindi
Dunque, e il compito di Agid è anche quello di sostenere l'innovazione digitale e promuovere la diffusione delle competenze digitali in collaborazione con le istituzioni e gli organismi internazionali, nazionali e locali. E non ultimo, anzi direi essenziale, la funzione di Agid è quella che riguarda l'attività di emanazione e la funzione di emanazione di regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del RICAD in base a quanto previsto dall'articolo 71 del CAD vigente. E qui ho voluto soffermarmi su quelle che sono i principi guida del piano triennale che viene elaborato da Agid, e in cui si parla di digital e mobile first, e quindi i servizi devono essere accessibili in via esclusiva con i sistemi di identità digitale definiti dalla normativa, assicurando almeno l'accesso tramite SPID-C, e poi c'è il principio che il cloud deve essere la prima opzione per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni in fase di definizione di qualsiasi nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi. I servizi devono essere inclusivi e accessibili, e la sicurezza e la privacy devono essere assicurati già in fase di la sicurezza informatica e la privacy devono essere assicurati già in fase di progettazione dei servizi informatici. Poi i servizi ovviamente devono essere modellati su quanto sulle esigenze del cittadino, e devono tenere conto delle indicazioni, cioè devono tenere conto del dato come patrimonio e come bene comune, come patrimonio informativo. E infine le PA devono prediligere l'utilizzo di software basato su software con codice a sorgente aperto. E nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente. Questi sono i principi fondamentali su cui si basa l'attuale piano triennale. Volevo segnalarvi, perché è una cosa essenziale, direi, ed è una novità di questi ultimi mesi, che l'Agid esercita poteri di vigilanza particolarmente significativi, perché per quanto riguarda la verifica e il controllo del monitoraggio nel rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica, ivi comprese e di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Come indicato dall'articolo 18 bis, questo complesso di norme include anche le norme contenute nelle linee guida che sono emanate da Agid e nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Esercitando questi poteri di vigilanza, l'agenzia può procedere sia d'ufficio, oppure può procedere su segnalazione del difensore civico per il digitale. Svolgendo questa funzione, il Agid può contestare, accertare e sanzionare i soggetti pubblici che abbiano violato specifiche disposizioni in materia ICT. In caso di sanzione, l'agenzia segnala la violazione alla struttura della presenza al Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. E in questo modo, praticamente, l'azione del
con questa modifica che è stata che è avvenuta recentemente, non è più il ruolo del difensore civico è un po' cambiato, perché non è più un ufficio monocratico che stimola, non è più come prima solo un ufficio monocratico che stimola le pubbliche amministrazioni ad adeguarsi alle norme in materia ICT, ma attraverso semplici inviti, ma è un ufficio che svolge un istruttore preliminare su ogni segnalazione ricevuta, ma in questa veste, in quest'ottica, con questa trasformazione di cui vi dicevo, svolge una funzione di avamposto e per il monitoraggio sull'effettivo rispetto delle norme ICT, nel senso che funge in qualche modo da antenna per appunto per monitorare quale sia la situazione sull'attuazione delle misure che riguardano e delle norme che riguardano il digitale, e può permettere ad Agi di arrivare a irrogare sanzioni che possono arrivare fino a sanzioni pecuniarie. Quindi il ruolo del difensore civico è un po' cambiato rispetto al passato, quando ha cominciato rispetto a quando il difensore civico ha cominciato la sua attività ad inizio del 2018. Ulteriore attore della governance sul digitale è ovviamente il Dipartimento per la trasformazione digitale, che è la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si pone a supporto del Ministro per l'innovazione e la transizione digitale, per la promozione e il coordinamento delle azioni del governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria. Il Dipartimento dà attuazione alle direttive del Ministro in materia di digitale, e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale. Quindi la cosa importante è che Agid e il Dipartimento possano e riescano a lavorare in stretta correlazione, perché in realtà, come sempre accade, la cosa essenziale è poter collaborare con tutti i soggetti che sono coinvolti, in questo caso nel processo di informatizzazione della PA, e in questi anni si sono succeduti vari soggetti, e quindi in realtà la cosa essenziale, direi, che è sempre poter collaborare con tutti, perché in realtà la collaborazione è sempre essenziale in qualsiasi campo, ma tanto più in un campo come quello della trasformazione digitale, che richiede diciamo rapidità di azione e in qualche modo anche rapidità di esecuzione. Quindi questi due attori in particolare, che riguardano quindi Agid e il Dipartimento per la trasformazione digitale, sono e saranno sempre chiamati sempre di più a collaborare per la realizzazione dei progetti sul digitale. Detto questo, io dovrei cominciare la parte che, cioè, dopo la pausa, cercherò di affrontare
il blocco che riguarda la parte che riguarda gli strumenti di, come vi dicevo, di cittadinanza, gli strumenti di tutela, per quanto riguarda la cittadinanza, digitale, con un focus particolare sull'accessibilità. Mi fermo un attimo perché riguarda un altro blocco su cui voglio soffermarmi, vorrei soffermarmi un po' di più perché ci sono alcuni aspetti che ritengo interessanti, ma appunto ritengo opportuno fare una piccola pausa per dare modo anche di elaborare quello che è venuto fuori. Ho visto che ci sono già alcune domande e risponderò a tempo debito e comunque ho già preso nota delle domande che sono arrivate nel frattempo. Grazie Raffaele. Lascio la parola a Patrizia. Grazie, grazie mille Raffaele, grazie per l'esposizione. Hai risparmiato un po' di tempo nel corso di questa tua esposizione che ci prenderemo più avanti quando ricomincerai con il terzo blocco di contenuti. Allora, sono le 12:35, ci ritroviamo tra 5 minuti alle 12:45 qui per continuare con Raffaele Montanaro. Grazie. Certo, mentre aspettiamo che rientrino tutti, io vi volevo ricordare che tra una settimana avremo l'avvio di un ciclo di webinar che riguarda le competenze digitali. Il webinar di avvio, il prossimo del 17 maggio, è inserito anche all'interno dell'iniziativa dell'Open Go Week, la settimana del governo aperto, che voi sapete l'Open Government Partnership istituisce ogni anno. Quindi diciamo, abbiamo colto l'occasione di avviare un argomento su cui c'è molta attenzione e su cui Formez e Agid, sempre all'interno di questo progetto, hanno costruito un quadro sinottico di competenze digitali, diciamo, cercando di recuperare appunto tutta la parte di riflessione che è stata fatta fino adesso. E anche di dare delle indicazioni rispetto alla evoluzione delle competenze di e-leadership. Di questo webinar lo trovate naturalmente sempre su Eventi PA, si svolgerà appunto il 17 maggio alle 10 di mattina per chi voglia iscriversi o a quel singolo webinar o all'intero ciclo di webinar. Troverete anche un link in fondo alla pagina che vi riporta agli eventi della settimana dell'Open Go Week, se volete appunto dare un'occhiata a tutte quelle che sono le iniziative che l'Open Go Week promuove, che sono appunto di lotta alla corruzione, di, diciamo di accountability e di partecipazione democratica dei cittadini alla cosa pubblica. Allora, vedo Raffaele che si è ricollegato, gli lascio la parola per questo terzo blocco di contenuti. Allora, di nuovo ben ritrovati e appunto come vi dicevo, in questo terzo blocco cercherò di affrontare il tema che riguarda gli strumenti di tutela per assicurare i diritti di cittadinanza digitale e in particolare, siccome non volevo tornare su aspetti che credo che abbiate già trattato con la mia collega, dottoressa De Paola, ho voluto concentrarmi sul diritto di cittadinanza digitale all'accessibilità, proprio perché, come vi ho accennato anche prima, è il tema dell'accessibilità e dell'inclusività è un tema, diciamo così, trasversale che torna un po' in tutte quante, torna, diciamo, molto spesso all'interno dell'ordinamento proprio perché si vuole, attraverso il digitale, garantire il maggior grado possibile di inclusività a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro
dalla loro condizione, dalla condizione in cui si trovano, proprio perché ci si rende conto che il diritto all'accessibilità può riguardare tutti e in qualsiasi circostanza. E qui per questo ho voluto riprendere l'enunciato, quello che è l'enunciato del diritto di cittadinanza digitale all'accessibilità, che appunto è indicato come è stabilito come il diritto delle persone, in particolare a quelle con disabilità, ma non soltanto a quelle con disabilità, ma ovviamente in particolare a quelle con disabilità, di accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi in rete e di pubblica utilità nel settore privato e pubblico. Mi soffermo su questo richiamo sia al settore privato che al settore pubblico, perché come vedremo tra breve, il tema dell'accessibilità deve riguardare tutti, cioè tutti i soggetti che erogano servizi, indipendentemente dalla loro natura pubblica e privata, e questo ha un particolare significato proprio in termini di inclusività. Quindi, e ai relativi servizi di pubblica utilità nel settore privato e pubblico attraverso le tecnologie assistive o configurazioni particolari. Quindi, deve essere data, per esempio, la possibilità di accedere ai documenti pubblicati in formato accessibile, e la possibilità di usare siti e applicazioni mobili che siano strutturati e organizzati secondo una struttura informativa di facile consultazione, e così via. E su questo si innesta poi il tema ancora più vasto che spesso si sovrappone in qualche modo a quello dell'accessibilità. C'è anche il tema dell'usabilità, e quindi la corretta strutturazione del sito, in modo che sia usabile, e del sito o dell'app, o comunque dello strumento informatico, in modo che sia usabile, e che l'esperienza utente sia efficace ed efficiente da parte di qualsiasi tipo di utente, indipendentemente dalla difficoltà fisica, o comunque dal tipo di difficoltà che l'utente ha. Ma tornando al nostro tema, la domanda è: come tutelare il diritto di cittadinanza digitale all'accessibilità? E a questa domanda si può rispondere in più modi, nel senso che ci sono varie modalità per tutelare il diritto di cittadinanza digitale all'accessibilità. Innanzitutto, ovviamente, come prevede l'ordinamento, e anche come indica lo stesso CAD, ci sono le forme di tutela amministrativa, come può essere, non so, il rivolgersi al difensore civico regionale, oppure il ricorso all'autorità giudiziaria o all'autorità amministrativa. Oppure è possibile rivolgersi al difensore civico per il digitale, che abbiamo citato già più volte, che è stato istituito dall'articolo, come vi ho già detto, dall'articolo 17,1 quater del CAD, e a sua volta lo stesso difensore civico
per il digitale, offre due vie che sono alternative tra loro per tutelare il diritto all'accessibilità digitale, nel senso che c'è la via, diciamo così, tradizionale, che è quella di rivolgere di inviare una segnalazione al difensore civico per il digitale attraverso la classica segnalazione attraverso il portale di Diagena. Ma questo è è quello che riguarda, è la strada che riguarda una segnalazione, in qualche modo, diciamo così, generica, come violazione a una norma in materia ICT. Ma c'è anche, c'è anche una via, e un altro strumento più specifico, che è legato invece a quella che è la normativa specifica che riguarda l'accessibilità, quindi che è la normativa storica. Dico storica perché è una normativa che, come forse saprete, riguarda. È contenuta nella legge 4 del 2004, quindi persino anteriore al CAD, diciamo, dal punto di vista storico e di successione temporale. E in quest in, nel, nell'ultima versione della Nella versione vigente della legge 4 è stata prevista, in attuazione di una direttiva europea in ambito di accessibilità, è stato previsto un particolare strumento di tutela del diritto all'accessibilità, quindi la possibilità di utilizzare strumenti informatici. Questo istituto è stato previsto nell'ambito della legge 4 come specifica procedura, ed è quella che viene chiamata come procedura viene definita come procedura di attuazione. Vediamo di che cosa si tratta. Per questo tenevo a indicarvela in particolare. Allora, qui non mi soffermo, perché, come vi dicevo prima, è lo strumento classico di tutela, perché è la classica segnalazione rivolta al difensore civico in base all'articolo 17 del CAD, e preferisco invece soffermarmi sulla procedura di attuazione e sul cosiddetto meccanismo di feedback previsto, come vi dicevo, dalla legge 4 del 2004, nella sua ultima versione vigente. Nel senso che, bisogna fare una piccola premessa, nel senso che i siti web e le applicazioni mobili realizzati da PA, enti pubblici economici, gestori di pubblici servizi, nonché da tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet, devono, in base a quello che prevede la legge 4, essere 4 del 2004, essere corredati da una dichiarazione di conformità ai requisiti di accessibilità. Questa dichiarazione viene pubblicata sul sito o sull'applicazione, e viene aggiornata periodicamente, cioè quindi ogni volta che si aggiorna il sito o l'app, deve essere aggiornata anche questa dichiarazione di conformità
nel caso in cui ai requisiti di accessibilità, nel caso ovviamente in cui ciò fosse necessario, nel senso in cui se le modifiche hanno coinvolto, riguardano aspetti significativi del sito e toccano gli aspetti di accessibilità, anche la dichiarazione di conformità ai requisiti di accessibilità deve essere aggiornata. Il punto è che quando un utente rileva difetti o difficoltà all'interno del sito internet o comunque dell'app mobile diciamo, realizzata dalla pubblica amministrazione o comunque da chi eroga il servizio in via telematica, se si riscontra una difficoltà, l'utente può rivolgersi direttamente all'amministrazione o all'ente titolare del sito o dell'applicazione segnalando qual è il problema che ha riscontrato, il problema di accessibilità che ha riscontrato. Qualora l'utente però non ottenga un riscontro soddisfacente al rilievo che ha formulato, allora può attivare una procedura per rivolgersi al difensore civico per il digitale che avvierà un'istruttoria sulla contestazione formulata dall'utente che appunto lamenta il fatto di aver riscontrato problemi e di non aver ricevuto riscontro da parte dell'amministrazione e appunto ad esito di questa istruttoria su questo tipo di contestazione specifico, il difensore civico è chiamato a decidere in merito alla corretta attuazione della legge 4/2004 e a disporre misure correttive. Quindi ci sarà diciamo così, un'interlocuzione e un invito in qualche modo all'amministrazione ad adeguarsi per quanto riguarda gli aspetti specifici agli aspetti specifici e ai requisiti di accessibilità nel caso in cui appunto ci siano stati questi problemi, si siano riscontrati questi problemi e l'amministrazione non abbia risposto. Quindi, in qualche modo, in questo caso, il difensore civico interviene, secondo la legge 4 del 2004, come, diciamo, come elemento di seconda istanza, appunto, per decidere in merito all'attuazione della legge stessa e a disporre eventuali misure correttive. E a questo è legato a questo meccanismo che vi ho descritto prima, è legato tutto un regime di responsabilità che viene indicato e viene esplicitato all'interno dell'articolo 9 della legge 4 del 2004 e può essere così riassunto, nel senso che l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è ovviamente la legge 4, da parte di tutti i soggetti pubblici o che comunque usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, ferma restando le eventuali responsabilità penali civili previste dalle norme vigenti. Quindi c'è la classica, questo per quanto riguarda il classico meccanismo di responsabilità per quanto riguarda i soggetti pubblici e le eventuali violazioni della legge 4 del 2004 che siano state rilevate dal difensore civico su cui il difensore civico decida di intervenire. Ma oltre a questo, sempre la legge 4 prevede anche che
praticamente tutti quanti, cioè questa disciplina che riguarda l'accessibilità riguarda e si estende in qualche modo anche ai soggetti privati, perché come vediamo, l'inosservanza delle disposizioni della legge 4 da parte dei soggetti che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, ma che non ricadono nella categoria precedente, quindi non sono soggetti pubblici, e anche se oppure non usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi, comunque sia anche i soggetti privati sono tenuti a rispettare le norme che riguardano l'accessibilità, ed eventuali violazioni vengono accertate e sanzionate da AGID. Se a seguito dell'istruttoria e a seguito delle infrazioni rilevate AGID ravvisa effettivamente violazione della legge 4, AGID stesso fissa un termine per l'eliminazione delle problematiche rilevate da parte del trasgressore, e in caso di inottemperanza da parte del soggetto privato, si può arrivare ad applicare una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino al 5% del fatturato effettuato dal soggetto. Quindi è una misura impegnativa sì, anche dal punto di vista applicativo in qualche modo. Infatti in questi mesi si è lavorato, da quando questa norma è entrata in vigore, si è lavorato anche al regolamento e alla regolamentazione per quanto riguarda l'applicazione di questa norma, ma è una norma che è particolarmente incisiva per quanto riguarda le sanzioni economiche e le sanzioni pecuniarie, perché come vedete qui riguarda cioè si può arrivare ad una sanzione che può riguardare può arrivare fino al 5% del fatturato del soggetto privato. Per cui in realtà questo aspetto volevo soffermarmi su questo aspetto perché lo considero particolarmente impegnativo e particolarmente significativo, perché è la dimostrazione che in qualche modo l'accessibilità e l'inclusività deve riguardare e deve coinvolgere tutti quanti i soggetti, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata. Quindi per questo ho voluto fare un piccolo punto di attenzione, ho voluto creare un piccolo punto di attenzione attraverso queste slide, in cui ho cercato di riassumere quella che è la situazione attuale della disciplina della responsabilità in questa materia. Detto questo, come avete visto, ho praticamente concluso la mia presentazione, e vedo che sono arrivate delle domande che riguardano peraltro aspetti che ho trattato in precedenza, perché riguardano in particolare l'articolo 9 dell'RTD, quindi responsabile per la transizione al digitale, e la partecipazione democratica, quindi riguardavano in particolare la prima parte. E diciamo che appena tranquillamente posso rispondervi quando e posso arrivare a
trattare. Vedo che sono arrivate un'altra domanda per quanto riguarda INAD. Cercherò di darvi qualche indicazione anche su quello. Dunque, detto questo, appunto, direi di cominciare direttamente dalle domande e nel senso che la leggo prima. Claudio Salimbeni chiede: in realtà la competenza informatica e organizzativa del responsabile per la transizione al digitale o RTD è un'ipotesi e chiede se ci sono notizie qualitative su questo aspetto. Io su questo faccio notare che sì, diciamo, su questo mi permetto di far osservare che non è soltanto un'ipotesi, nella misura in cui il CAD all'articolo 17, che in questo è un articolo centrale, definisce, mi pare, elenca di fatto 11 attività e 11 competenze che sono attribuite al responsabile per la transizione al digitale. E sono competenze informatiche, direi, piuttosto significative, nel senso che vado a memoria, riguardano il coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi e delle telecomunicazioni e fonia della pubblica amministrazione, o comunque del soggetto che ha nominato l'RTD, riguardano l'indirizzo, il coordinamento e lo sviluppo dei servizi sia interni che esterni forniti dai sistemi informativi, riguardano l'indirizzo, la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio della sicurezza informatica, riguardano an ancora l'accesso l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e alla promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 4 di cui parlavamo prima. Per cui, come vediamo, ritorna di nuovo la legge 4, altre funzioni, altri compiti che sono attribuiti sempre dall'articolo 17 del CAD, riguardano l'analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi erogati, e riguardano anche aspetti relativi all'organizzazione informatica e alla riorganizzazione informatica dell'azione amministrativa. Quindi tutta una serie di aspetti piuttosto puntuali che appunto vengono elencati in maniera puntuale dalla norma, che in questo caso, come vi ripeto, è l'articolo 17 del CAD. Il problema qual è? Che spesso cioè in realtà l'RTD non è, cioè non, non deve, non, è ovvio che è responsabile, ma è responsabile di un ufficio. Quindi in realtà la cosa importante è che abbia effettivamente competenze tecniche, competenze informatiche, ma che in realtà sia a capo di un ufficio. Per questo la norma in realtà parla di ufficio dirigenziale, perché in realtà non può essere, proprio per le competenze trasversali che ha e per la funzione trasversale che ha rispetto a tutta l'attività
dell'amministrazione in cui viene nominato, non può essere una singola persona che si accolla a tutto quanto, ma deve essere il responsabile di un ufficio che coordina tutta una serie di attività proprio per dare realizzazione a quanto previsto dalla norma e svolgere tutte le funzioni. Passando alla seconda domanda, sempre Claudio Sanimbeni chiede: per partecipazione dei cittadini si intendono consultazioni informali, cioè questionari, oppure consultazioni politiche o amministrative, quindi elezioni? Partecipazione de democratica sembra essere piuttosto la seconda. Su questo aspetto, in realtà, anche qui faccio notare che partecipazione de democratica riguarda un po' tutto, nel senso che è un'espressione a largo spettro, nel senso che partecipazione democratica, appunto, è un'espressione larga, ma per come è stato, per come è stata vista, riguarda almeno in questa fase, soprattutto la partecipazione da parte dei cittadini attraverso consultazione pubblica, attraverso la formulazione di osservazioni rispetto ai provvedimenti normativi e regolamentari elaborati dalle pubbliche amministrazioni. Poi, certo, nulla esclude che in futuro possa riguardare anche aspetti che riguardano elezioni e realizzazione di elezioni in forma elettronica, ma questo richiederà maggiori dettagli e richiederà maggiore maggiore elaborazione anche delle regole che riguardano l'eventuale espressione di voto, perché si va a toccare aspetti ancora più significativi, quindi bisognerà badare particolarmente agli aspetti che sono relativi alla sicurezza. Diciamo che in questo momento, per partecipazione democratica, si intende sia effettivamente questionari, ma soprattutto in questa fase il coinvolgimento dei cittadini e di tutti gli interessati all'elaborazione di atti regolamentari e di regolamentazione che possono riguardarli. Dunque, vedo altre domande che sono, dunque, ci sono novità in ordine all'applicazione di INAD? Sì, posso dire che per quanto riguarda INAD, non posso ancora dare indicazioni temporali, però e cronologiche, però posso dire che diciamo, siamo quasi sia quasi in dirittura di arrivo, nel senso che nei prossimi sì, si è decisamente in dirittura di arrivo, e a breve ci saranno indicazioni verranno date indicazioni sul sito agile su quando si può partire. Credo di poter dire che sarà comunque un avvio per tappe, perché è un aspetto che INAD è un'infrastruttura particolarmente significativa e richiede particolare attenzione nella sua realizzazione, quindi credo che ci sarà un avvio pianificato per tappe, e posso dire che è previsto a breve, e saranno date indicazioni sul sito Agile e sul sito sul appunto sul sito di Agile in questo in, a questo a questo proposito.
Poi, questo chiedeva, mi sono dimenticato di dire che la domanda per quanto riguarda INAD riguardava Maria Antonietta Mosetti, che chiedeva appunto se ci sono novità in ordine all'applicazione di INAD. Per quanto riguarda un'altra domanda ancora, Marco Rubin chiede se il meccanismo di feedback può essere un indirizzo email e non un modulo, e non un modulo web. No, è stato previsto come modulo web che viene pubblicato, il cui link viene pubblicato nel piedipagina in home page e comunque nel piedipagina dei siti dell'amministrazione. Quindi è previsto come un modulo web che viene in qualche modo riferito all'interno del sito web o dell'applicazione mobile a cui la dichiarazione si riferisce. Ma su questo posso eventualmente, sentiti i colleghi di accessibilità, dare maggiori dettagli su quale sia effettivamente il meccanismo di funzionamento. Comunque non è previsto, non è previsto che sia soltanto un indirizzo email. Dunque, poi Giuseppe Piccolo chiede se è ancora valida l'indicazione della circolare 3/2018 che ha integrato le persone del CAD stabilendo che laddove non siano previste posizioni dirigenziali, le funzioni per la transizione al digitale elencate dall'articolo 17 possono essere affidate a un dipendente in posizione apicale o in alternativa a un titolare di posizione organizzativa. Sì, certamente la circolare a cui Giuseppe Piccolo fa riferimento è ancora valida e fa parte dei riferimenti tuttora validi nell'ambito del tema che riguarda il responsabile per la transizione al digitale. Allora, la scadenza, Stefania Biagioni chiede se la scadenza per la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità sia per il web che per le applicazioni mobili è stato unificato al 23 settembre per entrambi. Su questo mi riservo di fare un approfondimento e di dare una risposta puntuale e circostanziata perché non voglio dare indicazioni, non voglio rischiare di dare indicazioni sbagliate, per cui preferisco consultarmi, ve lo dico molto sinceramente, preferisco consultarmi con i colleghi che si occupano quotidianamente di accessibilità e dare una risposta circostanziata e puntuale all'utente, per cui e poi immagino che il contenuto della risposta verrà riproposto sulla piattaforma del forum, cioè insieme a tutto il resto del materiale. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e comunque resto a disposizione se ci fossero ulteriori domande che magari oggi non sono emerse, ma che magari possono essere Raffaele, ce n'è un'altra interessanti. adesso? In È arrivata effetti un'altra? vedo qui un'ulteriore Sì. domanda da parte di Giovanni Di Salvo che chiede: ritiene possibile e auspicabile che siano digitalizzati i documenti quali
la carta d'identità, la patente di guida o il libretto di circolazione. In realtà faccio presente che per quanto riguarda soprattutto per quanto riguarda carta d'identità, c'è già c'è già la carta d'identità d'identità elettronica e quindi senz'altro comunque si andrà sempre di più verso una digitalizzazione anche dei documenti. Adesso io anche dei documenti di identità o comunque e anche su questo mi riservo di fare un approfondimento, ma credo che anche per quanto riguarda i documenti di circolazione siano si stia pensando, comunque ci sia il progetto di arrivare sempre di più a una digitalizzazione sempre più avanzata. Proprio per cercare di ridurre i problemi che lei cita, che riguarda contraffazioni e il traffico dei documenti. Quindi è un aspetto. È un aspetto che senz'altro verrà sempre più preso in considerazione, su cui però anche su questo mi posso riservare di fare un approfondimento nel caso in cui fosse interessante. E quindi comunque senz'altro l'iniziativa c'è fondamentalmente e la volontà di digitalizzare sempre di più c'è. Quindi, però anche su questo mi riservo di effettuare eventuali approfondimenti. Come vi dicevo, vi ringrazio per l'attenzione. Spero di essere riuscito in questi brevi appuntamenti di essere riuscito a esporvi l'argomentazione in modo sufficientemente chiaro, e comunque rimango a vostra disposizione, come del resto rimane a disposizione Agid, perché ovviamente io faccio parte di questa struttura e come tutto Agid siamo sempre disponibili a rispondere e a partecipare a questo tipo di iniziative, e soprattutto a partecipare a questo tipo di iniziative di formazione che riteniamo particolarmente significative e particolarmente importanti. Grazie mille Raffaele, grazie per l'esaustività. E sì, ricordiamo appunto che anche nell'ambito di questo progetto le attività formative continueranno ad andare avanti, noi speriamo fino a febbraio 2023. E in particolare, appunto, come vi dicevo, adesso a seguire ci sarà quella sulle competenze digitali, su cui alcuni aspetti che sono anche stati toccati stamattina verranno approfonditi. Io vi rimando sempre alla pagina di Eventi PA, di cui avete visto il link in chat più volte, per recuperare tutti i materiali dei nostri esperti e le registrazioni che sono nel nostro canale dedicato di YouTube. Però dalla pagina di Eventi PA trovate il link per andare direttamente. Quindi chi vuole può recuperare quello che ha perso se non ha potuto seguire tutti i webinar, recuperare le slide dei docenti oppure riascoltare, diciamo, un webinar che ritiene particolarmente interessanti. Vi ringrazio tantissimo, ringrazio ancora Raffaele Montanaro e sicuramente appunto ringrazio anche Agid per i docenti e per gli esperti che ci mette a disposizione. Questo è un progetto che Formez realizza proprio su mandato di Agid. Quindi grazie ancora, vi do appuntamento allora al prossimo ciclo di webinar. Guardate sempre anche l'homepage di Formez PA e di Agid perché riportiamo sempre tutti gli eventi in partenza. Grazie a tutti e buon pranzo. Grazie.